Siamo all'Istituto dell'Apolloni di Fano. Oggi il professore Piero Crispiani, professore ordinario di didattica e professore e direttore del Centro Italiano di Dislessia. Parleremo della sindrome infradile. Professore, a chi sono rivolti questi incontri e perché? Allora, questo breve corso è rivolto agli insegnanti che hanno in carico bambini con questa sindrome e ai genitori e agli educatori, cioè coloro che lavorano in questo ambito. Lo scopo è di conoscere bene le espressioni dell'isfragile e aiutarli a costruire dei percorsi didattici più efficaci e mirati alla specificità di questo disturbo. Ci può brevemente spiegare di cosa soffrono i soggetti affetti dalla sindrome infradile? Allora, soffrono di diversi disturbi nel senso del disordine dell'agire, che è un disordine dell'organizzazione spazio-temporale, motoria, della pianificazione del pensiero, che a volte si confonde con il deficit, che può portare a deficit, ma sostanzialmente, secondo me, è un disordine, cioè un disturbo cosiddetto funzionale. Disturba a volte il linguaggio, a volte la fluidità del pensiero, spesso sono ragazzi un po' impacciati, in ritardo nella grafomotricità, cioè nel controllo della penna, nello spazio, nel tempo e così via. Come portano i genitori a riconoscere che il proprio figlio ne è affetto? La diagnosi è genetica, quindi viene fatta in sede di analisi genetica. I sintomi si rinvengono abbastanza precocemente e possono far sospettare l'isfragile. Quali sono le terapie che si attuano sui soggetti per migliorare la loro qualità di vita e la loro inclusione? Io posso parlare delle terapie educative, naturalmente, non di quelle mediche, farmaceutiche. Le terapie sono di diverso tipo a secondo delle opinioni dei terapisti. Le terapie che faccio io sono prassico, motorie e cognitive e si svolgono lungo una linea che è il Cognitive Motor Training. Quali sono gli obiettivi che intendete raggiungere con questi incontri? L'obiettivo è quello di migliorare le modalità di lavoro degli insegnanti, sia per quanto attiene la pressione, la presa, l'insistenza, sia per quanto attiene la proceduralità grammaticale, quindi in matematica, in lingua, in storia, in lingua 2. Gli insegnanti e gli educatori è bene che conoscano le principali difficoltà che incontrano i ragazzi con sindrome infradile riguardo l'apprendimento e l'approccio con la matematica e la lettoscrittura. Certamente, questo è l'ambito molto critico. I genitori devono spingere un po' la conoscenza, anzi la comparazione, perché spesso capita che chi conosce da vicino il quadro dei sintomi è il genitore, che però vive in solitudine questa conoscenza, non è confortato, e a volte ogni genitore si porta a casa, si porta via tante esperienze che non sono conosciute. La ricerca che noi stiamo concludendo, invece, parte proprio dalla raccolta delle informazioni che ci danno i genitori. Non tutti gli handicap sono uguali.
Parrebbe utile creare delle separazioni per gruppi riguardo la preparazione del personale competente? Non c'è dubbio, ritengo che sia stato un grave errore quello di aver unificato la figura dell'insegnante di sostegno. È stato un grave errore che va in controtendenza alle specializzazioni in genere. Le specializzazioni tendono a separare per essere competenti, e invece con gli insegnanti di sostegno sono stati unificati. Direi che è stato un errore. Personalmente ritornerei ad almeno 4 categorie di insegnanti di sostegno: udito, vista o psicofisici generici, e quindi cerebrolesi e così via, e disturbi del neurosviluppo, quindi spettro autistico, isfragile e sintomi qualitativi di questo tipo. Prof. Gingetti, PSRS. Grazie.